si fa con l'intento di salvaguardare il patrimonio arboreo industriale all'interno dell'area degli ex gasometri della Molisa, a fronte del rischio di cementificazione selvaggia che tutti i progetti fino ad ora presentati hanno lasciato intendere. Noi riteniamo che non sia necessario costruire nuovi edifici in un'area altamente cementificata come quella della Molisa, in una città come Milano che è la seconda in Italia per cementificazione. Il 61,7% della superficie milanese respira, se così si può dire, cemento. Ci batte solo Napoli con 62,1% di suolo consumato. Riteniamo quindi che sarebbe più intelligente utilizzare le costruzioni che già ci sono, come per esempio via Cosins, via Mendini, via Durando, eccetera, prima di farne di nuove. E soprattutto pensiamo sia più intelligente evitare di creare nuovi edifici, tanto per crearli, facendo consumare suolo e denaro pubblico alla cittadinanza milanese. Ovviamente mi sto riferendo al caso della triennale di Molisa, prima lanciata in pompa magna, poi abbandonata nel giro di una manciata d'anni e infine rasa al suolo, l'emblema della cattiva gestione della cosa pubblica. Oltre a ciò, secondo l'accordo di programma inerente alla Molisa, vi è la possibilità per un noto soggetto privato di aprire un grosso centro commerciale in un'area contigua a Piazzale Lugano. Ciò rischierebbe di compromettere le attività dei negozianti di quartiere, oltre ovviamente a portare problemi viabilistici. A fronte di queste preoccupazioni, il Comitato La Goccia in questi 2 anni è stato presente sul territorio, con assemblee, banchetti informativi, manifestazioni, per informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi che una gestione non democratica e affaristica potrebbe portare. Per questo, appunto, abbiamo anche lanciato una petizione in cui chiediamo al Comune di Milano 1. Di salvaguardare il verde esistente all'interno della goccia. 2. Fermare il consumo di suolo ed estendere le aree verdi nel quartiere Buvisa. 3. Coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di analisi, progettazione e decisione dell'area. 4. Ottenere dalle istituzioni e dagli uffici interessati la massima trasparenza sugli aspetti inerenti alla goccia. Ad oggi abbiamo raccolto circa 1500 firme, a dimostrazione che la cittadinanza è sensibile all'argomento. Un'altra raccolta firme importante è quella dei luoghi del cuore del FAI, il Fondo Ambientale Italiano, volta a censire i luoghi verdi più sentiti in Italia. A tal proposito, in fondo c'è un banchetto per poter firmare questa petizione. Inoltre, in questi 2 anni di attività, abbiamo fatto pressioni sulle istituzioni, partecipando a incontri organizzati dal Consiglio di Zona 9, dal Comune e dal Politecnico, chiedendo prese di posizione a sindaco e vice sindaco. A seguito di queste nostre pressioni ci sono state risposte come, ad esempio, la causa intentata ad Edison, volta a chiedere il risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento, e di le workshop, che noi riteniamo però pieno di lacune, come spiegheranno i prossimi relatori. L'azione del Comitato è passata anche per altre vie, infatti alcuni cittadini appartenenti al nostro Comitato hanno fatto ricorso al TAR al fine di rimettere in discussione la bonifica che il Comune è intenzionato a fare. Una bonifica altamente distruttiva che spazzerebbe via quasi tutti i patrimoni arborei esistenti e cresciuti negli anni. Come già detto, qualche piccolo risultato siamo riusciti ad ottenerlo, ma ciò non basta. Abbiamo bisogno della mobilitazione di tutti i cittadini e dell'opinione pubblica. A proposito, abbiamo un'importante testimonianza. Soponio Vadia, voglio parlarvi della goccia. Che cos'è la goccia? La goccia è un'ex area industriale recintata alla Bovisa che ha sviluppato al suo interno uno straordinario parco con un'incredibile ricchezza arborea. All'interno dell'area ci sono anche edifici industriali di grande pregio, architettura industriale dei primi del Novecento. E quest'area che è sita alla Bovisa, se diventasse verde pubblico, sarebbe paragonabile
parametrando e ponderando l'area della città di New York con quella di Milano, sarebbe pari al Central Park. Inoltre, se dedicato a spazio pubblico, potrebbe vedere restaurati gli edifici industriali, che sono di grande bellezza in sé, per destinarli all'università, agli studi universitari. L'area della goccia comprende anche lo scalo Farini, oggi dismesso. Detto così, sarebbe naturale, verrebbe da rispondere a chiunque, allora destiniamolo a verde pubblico, anche perché la goccia entrerebbe a fare parte di un sistema di verde pubblico che dall'Interland finirebbe per attraversare tutta la città di Milano e dare comune verde a una zona di impianto ex industriale come la Bovisa, un quartiere per cui sarebbe molto importante avere questo comune verde, ma lo sarebbe per tutta la città. Pensate, un Central Park possibile per i cittadini del quartiere e della città, e anche per i visitatori stranieri che potrebbero avere accesso a una magnifica area verde, ripeto, di una inverosimile ricchezza arborea, con edifici industriali che hanno valore artistico, valore storico per la città. Allora perché non si dà il via? Ci sono due ragioni. Uno è che l'area, pur avendo questa ricchezza arborea ed essendo straordinaria dal punto di vista del verde, ha il terreno inclinato per la presenza di queste industrie che hanno lasciato gli edifici oggi non utilizzati, ma che sono state industrie inclinanti. L'altra ragione, perché il Comune di Milano progetta una delle ennesime tante speculazioni edilizie per dedicare a terziario commerciale la zona, come se la cementificazione della nostra città non bastasse. Ora, noi abbiamo visto quali danni la cementificazione produce nel nostro territorio, in generale, quale sia la sua funzione nefasta di orientare l'equilibrio di un tessuto urbano non a favore dei cittadini e delle loro esigenze, ma a favore degli speculatori, dei cementificatori. Stupisce che il Comune di Milano possa fare questa scelta, giustificandola con l'inquinamento, perché pare che se si disinquina a favore della cementificazione, allora si può disinquinare di meno. I parametri per la decisione del tasso di inquinamento sono, diciamo, una soglia più alta. Se invece è destinato al bene comune, allora bisogna fare un lavoro molto più approfondito. Direte, apparentemente questo è sensato? No, perché i parametri simili per i grandi capitali europei, degli altri stati europei, più avanzati del nostro, più civili del nostro, dal punto di vista del rapporto con il vantaggio e i diritti dei cittadini, quelle soglie sono molto minori di quelle che una nostra prima legge, oggi sostituita, pretenderebbe. Anche il tasso di inquinamento e il processo per disinquinare qui viene usato per favorire la speculazione, invece che per favorire il verde pubblico. Il comitato che si è costituito dei cittadini della Bovisa per difendere l'utilizzazione a verde pubblico della goccia lavora per tutti noi, non è solo per la Bovisa, ma per l'intera città di Milano, è un valore per la Lombardia, per l'intero nostro paese, e quindi ha
anche per l'Europa. Allora noi dobbiamo, tutti noi che abbiamo coscienza, tutti coloro che rifiutano questo scellerato, furioso, forsennato di sviluppo basato sulla speculazione che favorisce i pochi e sulla cementificazione non l'abbia vinta. Sarà una battaglia impari, ma vale la pena di essere combattuta. Abbiamo visto l'Expo, che doveva essere una grandissima occasione, come invece è stata occasione per la corruzione, per le malavite organizzate, ma non solo. Le piattaforme dell'acqua pubblica e simili sono state affidate alle multinazionali, invece che avere una centralità di bene comune. Questa è una politica vecchia, stantia oltre che nefasta. Allora io credo che una battaglia a fianco del comitato della Bovisa, perché la goccia sia destinata a verde pubblico ed entri a far parte di un grande sistema di verde pubblico, è una battaglia che riguarda tutti noi, nessuno escluso. Grazie per aver ascoltato questa mia riflessione. Ringraziamo Mario Vaglia per questa testimonianza. Passo la parola a Matteo Nigro, architetto che ha scritto la tesi dal paradosso della bonifica a un parco per il quartiere. Lui parlerà delle problematiche inerenti alle bonifiche. Buonasera a tutti, adesso cercherò di spiegarvi alcune cose riguardo la bonifica, riguardo l'area della goccia, in particolare del sito Gasometri, cercando di parlare un po', spero di essere abbastanza termini semplici, di normative. Allora, le normative fatte di bonifica in Italia sono principalmente due. La prima, che era il decreto ministeriale 471 del 1999, successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo 152 del 2006. Diciamo che come struttura le due normative sono abbastanza simili. Si parte da dei valori che vengono attribuiti a tutti gli inquinanti, sono due tabelle, che sono associati a due colonne, colonna A, che è per destinazione d'uso dei suoli verde e residenziale, colonna P, industria e commercio. Una volta che sono questi superamenti dei valori di questi inquinanti, un sito di solito viene dichiarato inquinato, potenzialmente inquinato. Questo è un po' della normativa vecchia o nuova, che ha delle interpretazioni leggermente diverse. Una volta che è appurato che questo sito è inquinato, cominciano tutte le procedure di analisi volte a quantificare quanto è inquinata l'area, e poi si passa alla bonifica, diciamo. Allora, vediamo subito la differenza anche di questa cosa nelle due normative. Appunto si chiamano CSC, concentrazioni soglie di contaminazione, e nella vecchia normativa erano valori tassativi, cioè se nell'area veniva riscontrato che appunto uno dei valori di questi inquinanti era superiore a queste tabelle, l'area veniva automaticamente dichiarata inquinata e in quanto tale andava sicuramente bonificata. E l'unico modo per bonificare l'area era quello di riportare i terreni dell'area, di questo sito, al di sotto dei valori di queste tabelle. Chiaramente con tutto quello che comportava, di costi, tempistiche e tutto quanto. La nuova normativa cambia un po' l'interpretazione. Quindi se viene appurato che c'è un superamento di questi inquinanti, l'area è considerata potenzialmente inquinata. Quindi cosa succede? Si mette in moto tutta una serie di procedure, di analisi,
dopo vedremo, volte a quantificare appunto la portata dell'inquinamento sull'aria, quindi poi anche l'intervento, che non sarà appunto come prima molto, diciamo, modificare al di sotto delle tabelle, ma è un po' più flessibile, lo vedremo. Allora, adesso queste qua sono le tabelle di cui ho parlato, vedete tutti gli inquinanti, i valori attribuiti a colonna A e colonna B. Nella terza colonna vedete la differenza che c'è tra colonna A e colonna B. Infatti, anche come anticipato nel video precedente, e come vedete adesso in giallo, sono la differenza che c'è tra colonna B, in cui i valori sono molto più alti rispetto alla colonna A. Valori più alti per ottenere vuol dire valori di inquinamento più alti. In questo caso sono 10 volte, ma ci sono casi in cui sono anche 100 volte. Ci sono alcuni casi in cui sono anche maggiori di queste 100 volte. Allora, voi direte, prima vista potete dire, beh, è giusto avere dei terreni meno inquinati, soprattutto per funzioni come verde pubblico e residenziale. Il problema è che ottenere questi valori è molto difficile, molto costoso e molto, ci vuole molto tempo per raggiungere queste cose. Ed ecco perché molte volte, soprattutto qua in Bovisa si può vedere, non si è mai effettuato nessuna bonifica, perché erano troppo costose. E inoltre questa cosa qua va sicuramente a favorire di più l'insediamento e la conversione di aree industriali per quanto riguarda le funzioni di commercio e industria, perché come si sa col verde non si fa soldi, invece il commercio e industria se ne fa. Come invece dicevamo anche prima, abbiamo operato il confronto di questi valori, i valori italiani, con quelli di altre normative, normativa tedesca, svizzera e spagnola, per questione di reperibilità di materiale. Adesso faremo tre esempi di tre inquinanti che sono presenti proprio nell'area dei gasometri. Il primo sono i cianuri, quindi sostanze non proprio poca roba, in cui in Italia per verde pubblico e privato è 1 mg per chilogrammo di terreno, la soglia per verde pubblico, quindi al di sopra di questa soglia il terreno è potenzialmente inquinato. Vediamo che in Germania, per le stesse funzioni che sono aree residenziali, parchi di divertimento, e per funzioni anche più sensibili come i playground, che sono proprio i luoghi dove giocano i bambini, cioè i parchi giochi per i bambini, questo valore è 50 volte superiore. Quindi adesso non penso che in Germania siamo pazzi, probabilmente siamo perché siamo eccessivamente restrittivi da questo punto di vista. Stessa cosa per i policiclici aromatici, detti anche IPA, presente anche questi nell'area di Bovisa, in cui in Italia abbiamo un valore di 10, mentre in Svizzera per addirittura uso agricolo orticolo, quindi no, che coltivare, la stessa